Oggi sono in onda, ospita Bruno Mari da Modena. Ciao Bruno. Ciao. Ciao. Il tuo progetto si chiama? Medicamentosa. Che nome è Medicamentosa? Medicamentosa è un nome che viene da... non si sa. Ok. Mi è venuta in mente questa parola una notte, e non sapevo se avesse un significato, alla fine ho scoperto che ce l'ha, ma il significato che gli ho dato è non era quello. Non era quello. Ok, okay. Okay. E, però mi piaceva come parola e il fatto che mi fosse venuto in mente totalmente a caso mi piaceva come ti intrigava un po'. Ok, ok. Ma con un nome così il tuo progetto musicale dove lo collochiamo a livello di genere? A livello di genere penso sia collocabile in un'elettronica psichedelica con varie influenze che sono state per molto tempo quelle della musica africana, però ora sono passate più magari al mondo del rock psichedelico, dello space rock. Ok. E, insomma, l'intento è quello di fare musica molto il più possibile evocativa e per viaggiare, diciamo, con la mente, quindi creare sensazioni sonore di un certo tipo, insomma. Okay. Tu hai già realizzato due lavori discografici, giusto? Sì. Ok. Ecco, secondo te questi lavori quando bisogna ascoltarli? Di notte, di giorno, quando sei arrabbiati, quando sei felice, quando? Sì, non saprei, forse ci sono lavori che sono da ascoltare quando si vuole staccare un po', penso. Che ad esempio a me sento che mi hanno aiutato in momenti in cui proprio volevo staccare con la testa. E altri in cui magari ti danno anche una certa carica, quindi puoi ascoltarli in momenti più disparati. Durante il giorno, durante la notte, se vuoi ballare. Ah, addirittura. Okay. Sì. Quando vuoi disturbare di notte, il tuo pezzo, esatto. E lo fai. Ok, ok. Mi racconti come nasce un brano? Può nascere in vari modi. Mm-hmm. Spesso nasce da un'idea principale, quindi può essere un riff, un gioco di parole, oppure un ritmo particolare, oppure proprio anche un'idea di un pezzo da fare proprio in un certo modo e quindi nasce già con un'idea ben precisa. Uh-huh. Però non c'è una maniera, diciamo, stabile in cui nascono tutti i brani. Tutti i pezzi. Okay, sì. Il progetto nasce da te, però so che ultimamente si sta allargando o si è già allargato. Sì, da quest'anno suona con me a Giulio. Uh-huh. Quindi dal vivo portiamo quest'ultimo album che ho fatto da solo, però lo portiamo in giro in due. Uh-huh. E l'idea è quella di allargare il più possibile il progetto a nuovi musicisti, nuove idee. L'idea è quella di non fare più le cose da solo, ma cercare di coinvolgere più artisti in questo progetto. Una sorta di collettivo. Esatto. L'idea è tipo ad esempio i Massive Attack, per come hanno fatto la loro carriera, che non sono solo loro due i Massive Attack, ma tante persone sono entrate dentro i Massive Attack. Certo. C'è un concerto prossimamente, giusto? Sì, il 12 marzo a Carpi, allo Zazza Bar, a ATP. C'è quel concerto lì, poi per il futuro vedremo. Si vedrà. Okay. Bene, Medicamentosa. Il nostro basket.